imperniata sulla disputa del titolo italiano dei pesi massimi, con la rivincita attesa tra Francesco Spinelli, detentore, e Vincenzo Cantatore, lo sfidante. Si tratta di una rivincita attesa 5 mesi da parte di Vincenzo Cantatore, che il 9 novembre scorso affrontò Spinelli con il titolo in palio, reso vacante dall'abbandono di Chianese. Andò come pochi pensavano andasse, con la vittoria meritata di Spinelli, che inflisse all'avversario una dura punizione non solo fisica ma anche e soprattutto a livello psicologico. Cantatore era definito il Tyson bianco, imbattuto, tutte le vittorie ottenute prima del limite, articoli sui giornali, inviti di televisione, insomma Spinelli salì sul ring di Battipaglia come vittima sacrificale. E questo non andò giù al milanese, che seppe imporre la sua box dopo le prime 2 riprese, dove la tempesta di Cantatore lo aveva investito in maniera notevole. Vinse poi direttamente Spinelli, infliggendo ben 3 atterramenti all'avversario. È tutto pronto per questo titolo italiano dei pesi massimi, il limite di categoria è chiaramente non vi è, ma sono pugili oltre 86 kg e 183 grammi. Francesco Spinelli, pantaloncini blu, Vincenzo Cantatore, pantaloncini rossi. Il Cantatore, colonia Viligiardi, Chiavolotti, è nato a Santo Spirito in provincia di Bari il 22 febbraio del 71, ma reside a Roma da tanti anni. Il suo record, 12 vittorie, tutte prima del limite, una sola sconfitta prima del limite, proprio quella contro Spinelli. Al peso ha fatto segnare 95,500. Francesco Spinelli invece la vediamo in pantaloncini blu, più alto, guardia destra e un mancino, colonia Loreni, è nato a Milano il 6 gennaio 66, ha un record di 9 vittorie, di cui 8 prima del limite e 2 sconfitte, tutti e due ai punti contro Sundai Abiodun, con la pugile di colore, incontrato anche da Cantatore che ora colpisce subito col sinistro di potenza. Ha peso Spinelli, chilogrammi 101,100. L'arbitro è il signor Giuntini di Firenze, i giudici Quartarone di Bologna e Menchini di Terni, il medico dell'incontro è Moscetti di Roma, l'osservatore federale è il signor Polletti di Imola. La riunione, come detto, è allestita da Elio Cotena. Una prima ripresa ben diversa da quella, da quelle che si fece assistere Cantatore nel primo incontro di Battipaglia 5 mesi fa. La partita ha combattuto il pugile romano, romano di adozione, ma ripetiamo nato a Santo Spirito in provincia di Bari. Inflisse notevoli colpi a Spinelli, che tuttavia seppe incassare bene e poi reagire, e andò come andò con la netta vittoria di Spinelli. Questa volta il canovaccio dell'incontro è mutato. Grande destro doppiato da parte del Cantatore, che è partito dalla distanza, ha colto un po' impreparato Spinelli probabilmente, e Spinelli questo il primo destro l'ha sentito, reagisce Spinelli col sinistro. Il Cantatore ha affermato di essersi preparato con estrema cura. Molto meglio rispetto alla prima volta. Per Spinelli è cambiato poco, lui interpreta il pugilato in maniera particolare, per lui è un divertimento vero, si è impegnato, ci mancherebbe, tuttavia vittorie e sconfitte non provocano grossi cambiamenti nel suo umore. Ora scambio violento, Spinelli ha assorbito un altro paio di colpi da parte di Cantatore. Ancora Cantatore colpisce, corto gancio, i pugili erano corpo a corpo. Sinistro volante, poi il destro di Cantatore portati per linee esterne. Sta molto dalle sue Cantatore, controlla l'incontro, poi parte improvvisamente tentando di prendere il tempo a Spinelli, che ora colpisce con un sinistro. Una ripresa comunque per Cantatore. Una ripresa per Cantatore, sentiamo proprio l'angolo di Cantatore. Insisti col destro sotto, il gancio sinistro, non ti buttare troppo avanti, a avanti, avanza sempre col destro, lascialo sciolto, Mi dà dell'acqua. Quando lanci il destro buttati a sinistra e dopi col gancio sinistro sotto. Il destro quando devo portare destro sotto, leva, non col sinistro e metti a destra. Capito, con tutta la spalla, giro. Va bene così, su. Capito? Va bene, respiro, su. Respira. Oh,
carica quel destro. Come lancio il destro, buttati a sinistra. Destro sotto e gancio sinistro. Insisti con i gomiti sotto. Demolire sotto. Va bene. Ed eccoci alla seconda ripresa. Abbiamo sentito i suggerimenti di Viligiardi all'angolo di Cantatore. E siamo alla seconda ripresa. Cantatore questa volta. Destro di Cantatore ancora. Si è presentato più leggero questa volta Spinelli, oltre 3 kg più leggero di quanto era nel primo incontro. Ha borbottato qualcosa Spinelli, l'abito giuntino l'ha imitato a star zitto. Sinistro d'anticipo da parte di Cantatore, che comunque va a vuoto sulla parte esterna della volta di Spinelli. E c'ha un gonfiore abbastanza accentuato, lo zigomo destro Spinelli. Attenzione con le sventole larghe sinistre da parte di Cantatore, che poi si porta in avanti, colpisce e lega. Ancora il sinistro volante di Cantatore che giunge a segno, reagisce bene Spinelli, ancora il destro di Cantatore, destro pesante del Cantatore, sì. L'ha assorbito Spinelli, ma l'ha sentito, ancora un sinistro, poi schiva, reagisce Spinelli, riesce a colpire a sua volta con colpi portati dalla distanza peraltro, per cui con meno potenza. Respira a bocca aperta Spinelli, ma spesso è una sua abitudine. Ha provato il sinistro a vuoto Spinelli. 1-2 di Cantatore. Ancora Cantatore a segno. E appare molto diverso Vincenzo Cantatore rispetto a Battipaglia 5 mesi fa, più calmo, più riflessivo. Ancora un destro a segno e Spinelli ha avuto una battuta diretta a se stesso, una sua espressione tipica lombarda, non solo una porca puttana, che proprio sta a dimostrare come si renda conto il gigante milanese di non riuscire a mettere un argine sufficiente davanti ai colpi del suo avversario e di non riuscire lui stesso a colpire con proprietà e potenza. Ancora il destro di Cantatore che Spinelli non riesce a vedere. È molto veloce il colpo del pugile romano. Termina la seconda ripresa, una seconda ripresa ancora in favore di Vincenzo Cantatore. Ciao, sentiamo l'angolo. Sì, beh, Spinelli hai giottito con un ciao mamma. Sentiamo. Tu no, ci aspetti dopo la mia vera. Cosa aspetti a fare? Adesso devi colpire di più col tuo destro. Devi partire prima tu, non aspettarlo troppo. Se no, vuoi colpire di contro, metti sinistro e gancio destro. Sinistro vicino, anche sotto, che è il montante, che è il sinistro battuto, anche sotto e poi gancio destro. Hai capito? Sinistro anche sotto e poi doppiato da gancio destro. Andando sempre alla tua destra, così vai via fuori un attimino dai suoi colpi. Devi sempre non aspettarlo un attimino la tua destra. Devi partire prima tu che non riesci a prenderlo. Sempre non aspettarlo. Un attimino alla tua destra. E poi metti quel montante sinistro andando alla tua destra. Bene, abbiamo sentito appunto quel ciao mamma di Spinelli urlato al microfono, sta a confermare un po' la visione dello sport, molto simpatica peraltro, che Spinelli ha. Loreni gli ha dato buoni suggerimenti, a nostro avviso. Vediamo comunque se Spinelli riuscirà poi a metterli in atto. Ora un destro di Cantatore si infrange sul guantone di Spinelli, ancora un destro di Striscio.
Vediamo se riuscirà a lavorare più con i suoi colpi. Attenzione, pericolosissimo questo salto con la testa di Cantatore. Viene infatti richiamato da Giuntini, che è l'arbitro. Ora sta tentando in effetti di lavorare più con il gesto destro Spinelli per preparare il sinistro. Vediamo come il Cantatore lo saprà fronteggiare a vuoto, ambedue. A vuoto Cantatore. Interviene Giuntini, una prima parte di ripresa molto ragionata da parte dei due pugili, poi parte di scatto, Cantatore va a segno. Non ti buttare gli Ulla Viligiardi, proprio per evitare l'eventuale colpo d'incontro da parte di Spinelli. Interviene il back dell'arbitro, visto che nessuno dei due era così determinato a staccarsi. Sinistro di Spinelli, ha reagito Cantatore. Questo primo colpo pesante, vero, da parte del pugile milanese, campione italiano, un sinistro incontro portato a metà strada tra gancio e montante, con il quale è riuscito a colpire il Cantatore. Più mobile il Cantatore, appare comunque ben preparato, come abbiamo già detto precedentemente. Colpisce dalla distanza. Colpisce dalla distanza il Cantatore, non è, eppure anche Spinelli, per cui sono colpi non così pesanti. Viene indicato a non legare Spinelli da parte di Giuntini, l'arbitro fiorentino che dirige questo incontro. A vuoto. In questa ripresa, almeno fino adesso, Spinelli dà l'impressione di aver preso le distanze, le misure giuste all'avversario. In effetti il Cantatore non è ancora riuscito a colpire in questa ripresa, se non quel destro di prima acchito lanciato a circa metà della terza ripresa. Ecco ancora un destro, doppia Cantatore, tenta di approfittare e proprio sul gong ha scaricato un'altra serie Cantatore, una serie che gli concede una preferenza in questa terza ripresa. Ma sentiamo l'angolo di Cantatore. Sembra al massimo della concentrazione.
segnato da parte di Spinelli. Mette due colpi sulla guardia dell'avversario, ma comunque li piazza il cantatore. Poi è molto veloce nel portarsi indietro e ha difficoltà Spinelli, non riesce ancora a interpretare l'incontro nella giusta maniera. Spinelli
che ha difficoltà ad avvicinarsi per piazzare i suoi colpi, perché viene costantemente anticipato da Cantatore, più veloce, più pronto, più disponibile all'incontro questa sera. Da lontano Spinelli, si infiamma il combattimento, colpisce Spinelli arretrando, colpi di Cantatore, il sinistro di Spinelli a vuoto, il destro dato segno, a vuoto il Cantatore, ma non ne sa approfittare Spinelli, cioè i suoi colpi non partono questa sera. Un po' per merito di Cantatore, molto abile ad anticipare e colpire a sua volta, e un po' per demerito anche di Spinelli. Mentre termina la quinta ripresa, una ripresa su un piano di parità, andiamo all'angolo di Cantatore, sentiamo Virigiani. No, perfetto, scioccato, tanto per me è tutto, no? non è che perché c'è caldo te devi buttare dall'altro lato, l'acqua in faccia. Butala. Dice ragione, non sprecare energie, devi ragionare. Adesso in mano, metti le riprese supplesse, bossando, botrando i colpi dritti, sciolti, senza andare a cercare uno. Quando lanci il destro, buttati a sinistra, non ci andare dritto, devi uscire. Cioè, si è riprese tutto in mano, che se stai a tagliare la possibilità da far casino. Insisti anche con i colpi. Secondi. Quando te reggi poi? Se non riesci a levare. E siamo alla sesta ripresa, avete sentito i suggerimenti di Virigiardi ed anche le richieste di Cantatore. Ha chiesto molta acqua fredda. Sente molto caldo, evidentemente anche i colpi a tensione, ma un po' di tutto. Si tratta di un incontro tra pesi massimi, ogni colpo pesa. Ora è stato invitato Cantatore a boxare in scioltezza, vediamo se riuscirà a farlo e vediamo se Spinelli saprà reagire, saprà a sua volta rendere più redditizia la sua box, cosa che fino a questo momento non è riuscito al campione milanese. Tocca a Spinelli, destro di Cantatore che anticipa il sinistro di Spinelli, ancora in destro, Spinelli stava preparando il sinistro ma Cantatore riuscì ad anticiparlo per due volte, poi schiva Cantatore, sinistro di Spinelli, legata di Cantatore, vedete, lega istantaneamente Cantatore, porta un colpo e lega proprio per evitare l'eventuale risposta di Spinelli, una risposta che fatica comunque ad arrivare, visto la lega platealmente Cantatore questa volta, interviene Giuntini, richiama giustamente il romano, l'avviante di testa pericolosissimamente Cantatore, attenzione, è pericoloso, non ne ha bisogno il Cantatore questa sera, almeno fino adesso, fino a quanto ha fatto vedere fino ad ora. Schiva Spinelli, ora lavora a bersaglio grosso, intervento di Giuntini, fintato il sinistro Spinelli, lo ha appoggiato soltanto e il combattimento è tutto lì. Spinelli prepara il sinistro, Cantatore lo anticipa, è un po' il tema dominante di questo incontro. Uno due di Cantatore ma sulla guardia di Spinelli.
termina la sesta ripresa, una sesta ripresa su un piano di parità, anche se un qualcosina in più ha fatto forse il Cantatore, magari per la precisione con la quale è riuscito a portare il colpo. Ma sentiamo l'angolo di Spinelli. Quando ti si appoggia, aspetta un momento, quando ti si appoggia, fai mezzo passo indietro che gli rientri con i colpi, Francesco, ti si appoggia e... Hai capito? Sai che adesso dobbiamo farlo noi questi qui. Ok? Ci siamo? Bimbo? Non tanti colpi, ne bastano due. Vai, bastano due sotto e due sopra e basta. Ne bastano due. L'ho preso per avanti, sì. Ce l'ho io. Hai capito? Non aspettarlo troppo, adesso portali quei colpi lì che adesso non c'è più. Ne bastano due, c'è di mente adesso. C'è di mente ma non c'è di gambe. Scusate. Dai. Butta dentro i colpi, ok? Non aspettarlo, anche da vicino. Ci sta un po' di tutto in questo minuto all'angolo. È la settima ripresa. Scusate di Spinelli, molto correttamente agli ascoltatori, ma è anche una dimostrazione ulteriore del suo modo particolare di intendere il suo sport, concentrato sì, ma non allo spasimo. E seguiamo, siamo alla settima ripresa, un incontro che sta andando avanti. Si pensava ad una decisione ben più repentina, invece i due pugili stanno disputando un incontro praticamente non da peso massimo, non da pesi massimi, un incontro pesi più leggeri, meno consistenti. Tenta di lavorare Spinelli. Destro d'incontro da parte di Spinelli, risponde bene il Cantatore. Scambiano colpi pesanti questa volta i due pugili, avviso aperto. Sono botte pesanti. Dell'incontro direi determinante, e da qui, tra questa e la prossima ripresa, probabilmente si decide il match in un modo o nell'altro. Il voto a Spinelli, non ne approfitta Cantatore, che comunque continua a far vedere qualche cosa in più, e non è riuscito l'1-2 al pugile romano. Ha schivato di precisione estrema Spinelli. Un richiamo ufficiale? Un richiamo ufficiale per Cantatore, per questo suo modo di avanzare con la testa bassa. Destro di Cantatore, dritto. A vuoto Spinelli. Destro di Cantatore, destro di Spinelli. Un destro per uno. Va a vuoto Cantatore, colpisce d'incontro Spinelli. Parte da lontano Cantatore, no. Riesce a toccare se non di striscio. E termina la settima ripresa. Una ripresa in favore di Spinelli. E sentiamo l'angolo di Spinelli. L'angolo di Cantatore, scusate. Che deve essere? La paglia su con l'ottava. Ce l'hai tutto in mano. Cioè, ma faccio l'ottava o non? Adesso fai l'ottava. L'ottava. Ragione, dice, vai i gol, anche sotto i gol. Crossare in sciottezza come facevi con Davis in palestra. Contraventare intera lì. Farò dentro. Ma l'albero però... Devi bossare. Se tu bossi... Ma non te buttare quella. Se tu bossi, lui non te prende mai. Con Davis lo fai.
testa, perché non lo devi fare qua? È anticipo. Bossa, no? Come ci casca lui, come viene avanti. È una ripresa che ti riposa. È una ripresa che ti riposi se bossi scioltezza. Invitato di nuovo da Veligiardi a condurre una ripresa in scioltezza, proprio per evitare azioni di forza che vadano a minare poi la resistenza finale. E prosegue l'incontro. Ancora intervento di Giuntini. Sinistro cantatore, parzialmente Spinelli, parzialmente a segno, schiva bene il cantatore. A vuoto cantatore, poi un corto gancio, sempre dello sfidante. Sinistro sulle braccia da parte di cantatore, ancora un destro, poi lega cantatore. Scivola un pochino spinto Spinelli per uscire dall'abbraccio, piazza il sinistro, appare stanco Spinelli. Una serata negativa comunque vada questa per il gigante milanese, dando atto ovviamente al cantatore di una preparazione molto migliore e soprattutto di una tattica di gran lunga migliore rispetto al precedente incontro. Occorre anche rilevare come Spinelli sia perso 3 kg, 4 kg di peso, ma ha perso anche la sua sicurezza, la sua potenza. Non riesce a scaricare i suoi colpi Spinelli. Il cantatore molto opportunamente prima colpisce, poi lega. Riesce costantemente ad anticipare il campione nei suoi tentativi. Vuota B2 Fusi, poi il destro di Spinelli, reagisce il cantatore ma raccoglie soltanto la parte esterna del volto. 1-2 di cantatore a segno, non risponde questa volta a Spinelli, che esce da questo scontro con un leggero taglio, abbiamo l'impressione. E appare stanco Spinelli. Tenta di caricare i suoi colpi, ma le braccia sono pesanti, ma non soltanto ora. E termina l'ottava ripresa. Un'ottava ripresa che il cantatore ha comunque controllato. Sentiamo l'angolo di Spinelli. Guarda come incazzo qui. Dai lì, cazzo, quanto è tempo da miei colpi con sì, io. Il destro che non arriva, Cristo, quando ti metti in guardia normale è perfetto, lanci il sinistro ma appena lui si muove poi devi lanciare tu il destro, cazzo, perché il destro lui ci arriva addosso, al destro, hai capito? Quando sei in guardia normale lancia il sinistro, l'hai fatto benissimo, poi ti sei piegato ma non sei rientrato col destro, è il destro che devi mettere quando sei in guardia normale, sinistro, poi destro, gli viene addosso lui, gli viene, respira lungo, tre belle respirazioni lunghe, adesso ti fai te questi round qua, dai, respira lungo, dai. E si continua a rispondere, lo so Spinelli, evidentemente vorrebbe aggiungere lo so ma non ci riesco a fare quello che mi dite. Siamo alla nona ripresa. Un combattimento che si protrae,
e di conseguenza stiamo portando via più tempo del previsto al basket che seguirà. Vediamo come riuscirà a intendere Spinelli questi ultimi round. Stanco Spinelli, sì. Anche Cantatore, ma ha superato un po' di crisi Cantatore. Più stanco Spinelli ora. Destro di Cantatore, non pesantissimo, ma è un colpo che serve comunque a fermare l'eventuale tentativo dell'avversario. Il sinistro di Spinelli, poi il destro vuoto. Destro reiterato da parte di Cantatore. Ora Spinelli tenta di stringere i tempi, di braccare l'avversario. Spinelli ha il suo da fare per scansare anche la testa dell'avversario. È più basso Cantatore, per cui è normale. Capire quella, lo so, di Spinelli ai suoi secondi, quando lo invitano a colpire fa partire il destro, lo so, è come dire lo so ma non ci riesco, ed è strano. Beh. 1-2 di Cantatore, non caricati, ma comunque sono due colpi puliti. Colpisce ancora Cantatore, reagisce Spinelli, non in maniera così veemente come l'avversario sfidante, e termina la ripresa ancora in favore di Cantatore, che si sta avviando, ove non cambi il canovaccio dell'incontro, a conquistare il titolo italiano dei pesi massimi. Ma sentiamo proprio l'angolo dello sfidante. Destro dritto e calcio sinistro e basso. Aspetta che te devo mettere a posto l'occhio. C'è sede per cortesia. Da sotto, da qua. Dove le vedi? Ci casca lui sul dei, come casca lui, avanti, te devi portare due colpi soli, così te riposi pure. Non faticare. Destro e gancio sinistro e basta e fermalo. Invece da fatte fermata lui, fermalo te, ormai il match è tuo, comincia la decima. Respira, respira. Hai calmo, aspetta, hai calmo. Ragiona, ci casca lui sul destro, non cercare, ci casca lui. Fuori, avanti, destro e gancio sinistro, capito? Destro e gancio sinistro, dritto. Destro, gancio sinistro. Ha un grosso gonfiore sotto l'occhio destro, un Cantatore. Non è una cosa comunque estremamente grave. Siamo alla decima ripresa. Il vantaggio di Cantatore è netto fino a questo momento. Toccato Spinelli con un sinistro. Reagisce Spinelli, colpisce con un corto gancio. Presunte situazioni irregolari da parte di Spinelli.
il cattatore che colpisce la nuca l'avversario in maniera più o meno involontaria. Colpisce ancora la nuca, segnalamento a Spinelli nei confronti di Giuntini. Cattatore avanza con la testa, si infiamma il combattimento, continua a legare Cattatore. Ha tutto l'interesse il gigante romano a evitare comunque i colpi volanti di Spinelli, il quale Spinelli è in possesso certo anche di un bel colpo, spinge poi fatalmente Cattatore. Siamo al termine ormai della decima ripresa, e il sinistro di Spinelli è sempre lì, che tiene certo in soggezione Cattatore, ma non parte mai, per cui buon per il pugile romano, nativo di Santo Spirito in provincia di Bari. Un problema in meno, dice Cattatore, e riesce di conseguenza a piazzare con più disinvoltura i suoi colpi. Poi lega Cattatore più di quanto non lo faccia Spinelli in questa fase quantomeno. A vuoto lo Spinelli in questa uscita dal corpo a corpo, a vuoto anche il Cattatore. E termina la decima ripresa, una ripresa che non ha detto molto fino a quello visto fino adesso, e sentiamo di nuovo l'angolo di Spinelli. Ma spiegami cosa aspetti Santa Lucia? Non so, non so. Santa Lucia è già passata, non so, sinceramente non lo so. Tira. Devi voltare i colpi, cara. Quando tu metti i tuoi due colpi sono sempre. Attento a farlo venire. Se invece aspetti lui ti parte lui, respira, dai. Quando metti i tuoi colpi arriva, non fa niente, tira le braccia, respira. Tutte e due, non devi aspettare. Respira. Dai. Respira. Ferma, parte. Tanto è stanco, ma lo lasci riprendere tu. Colpi. Dai che le devi fare tu queste dopo qua. Il sinistro, allungalo il destro, con il gancio di montante. Con il 2 arriva. E si va a cominciare la undicesima ripresa, è netto il vantaggio di Cattatore. È l'undicesima ripresa. Tuttavia anche da questo atteggiamento di Spinelli all'angolo si può dedurre che c'è qualcosa che non quadra nella macchina fisica del campione italiano. Un campione italiano che rischia fortemente di lasciare nelle mani di Cattatore la cintura tricolore, conquistata quando era vacante proprio battendo lo stesso Cattatore. Lo batté per KO tecnico dopo 3 atterramenti nella quinta ripresa 5 mesi fa a Battipaglia. C'è un taglio ora e Spinelli forse vede nel taglio un epilogo, una sofferenza che per lui forse è eccessiva. Non c'è Spinelli stasera, forse potrebbe aggrapparsi alla ferita per interrompere questo combattimento, che forse ha poco da dire. Subisce molto l'effetto psicologico della ferita Cattatore. Scusate, Spinelli. Barbotta evidentemente ce l'ha con le testate di Cattatore, che in effetti sono arrivate, perché Cattatore spesso ha tentato e è andato a colpire con la testa in maniera più o meno involontaria, qualche volta più involontaria che meno. Tuttavia la supremazia di questa sera del pugile romano è talmente indiscutibile che difficilmente ci si può appellare
a episodi quasi parziali e comunque casuali. Viene incontrato Spinelli e sull'oro dell'abbandono viene chiamato il medico a controllare la difesa. Viene contato, viene chiamato il medico, c'è un po' di nervosismo, non ha più voglia di continuare Spinelli comunque, e così è, per cui ufficialmente crediamo per intervento medico nella undicesima ripresa. Vince Vincenzo Cantatore, prendendosi così una succosa rivincita su Francesco Spinelli, che lo aveva battuto a Battipaglia 5 mesi or sono. Una vittoria sofferta quella di Cantatore, ma meritatissima, ottenuta grazie a una preparazione meticolosa, migliore sicuramente, e anche un atteggiamento tecnico e tattico sul ring di gran lunga migliore di quanto non abbia saputo o potuto fare Francesco Spinelli, del quale ora il regista Gambuti ci regala un primo piano. Uno Spinelli perplesso, lo abbiamo notato anche nei colloqui con il suo angolo, uno Spinelli che non è riuscito mai a dare una spiegazione del non pugilato di questa sera. Ora va a spiegarsi con Cantatore, ecco i due pugili al colloquio. E Spinelli con il gesto alza il braccio al Cantatore, riconoscendo così la superiorità del proprio avversario. Ma uno Spinelli che questa sera è, ripetiamo ancora, al di là del valore concreto che Cantatore ha dato di sé questa sera, ha dato una bella prova di sé questa sera Cantatore, molto concentrato, molto preparato, tatticamente ineccepibile, ben guidato dall'angolo. Ma Spinelli è un po' deluso, soprattutto per il fatto che non era lo Spinelli che normalmente si vede sul ring. Ma tant'è, una serata storta può capitare, ma questo nulla toglie al valore e al merito con il quale Vincenzo Cantatore ha conquistato il titolo italiano dei pesi massimi. Ora attendiamo soltanto il verdetto per dare subito la linea al basket, sperando che i giudici riescano a far leggere il verdetto, un verdetto peraltro molto semplice. L'intervento medico del dottor Moscetti di Roma, che ha impedito a Spinelli di continuare, ma a quel punto Spinelli psicologicamente aveva già perso l'incontro, se non prima. Ed eccoci al verdetto, l'arbitro Giuntini chiama 6 pugili, vediamo se riusciamo a sbrigarci. I 2 pugili ora sorridono, scherzano, Giuntini ha suo da fare per chiamarli a sé. Attenzione, ecco, a 1:20 dell'undicesima ripresa vince per arresto ferita. Arresto per ferita, infatti, vittoria per Vincenzo Cantatore, che diventa così il nuovo campione italiano. Con queste immagini, signore e signori, è tutto. Grazie per l'ascolto, voi tutti la più cordiale buonanotte. Immagini della squadra esterna 1 di Bologna, che coordinate dal regista Giancarlo Tomassetti vi giungono dall'elegante bocciodromo di Castelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, all'interno del quale l'organizzazione della signora Rosanna Conti Cavini ha sistemato il ring per la riunione pugilistica imperniata sulla disputa del titolo italiano dei pesi leggeri, con il detentore Massimo Bertozzi impegnato a respingere l'assalto dello sfidante, l'ambizioso Sandro Casamonica, che abbiamo appena visto inquadrato. Qui siamo su Bertozzi. Il campione ha conquistato il titolo il 7 giugno scorso, battendo contro ogni pronostico Gianni Gelli, e questa è la sua prima difesa. Tuttavia Bertozzi ha una certa familiarità con incontri tricolori. Nel 93 infatti tentò la scalata al titolo dei superleggeri, la categoria superiore, ma fu sconfitto da Calamati. Uguale sorte nel 94 con Perna, fino al 96, quando invece conquistò la cintura dei leggeri una prima volta battendo Presciutti. La perse in seguito, riconquistandola a giugno, proprio come detto, con Gianni Gelli. Ma ora è la volta dell'inno nazionale italiano.
la panoramica delle telecamere dell'Estadio di Bologna, coordinate come detto da Giancarlo Tomassetti, i tantissimi personaggi presenti in questa serata. Primo fra tutti Giovanni Parisi, campione mondiale, poi Gianfranco Rosi, Maurizio Stecca, due personaggi che hanno fatto la storia del nostro pugilato, Gianni Gelli, il campione italiano dei pesi medi Valentino Manca, il campione italiano dei massimi leggeri Marco Guidelli, poi gli ex pugili Manfredini, Chianese, Lauretta. Per la federazione presenti i consiglieri Brandino della Lama e Bedin. E vediamo all'incontro, diciamo, dello sfidante, l'ho definito ambizioso, e in effetti è così, Sandro Casamonica non fa mistero delle sue ambizioni che vanno ben oltre questo titolo. I mezzi li ha, gran combattente dotato di buona potenza, ma il Bertozzi rigenerato di questi ultimi tempi non è da sottovalutare, anzi. Massimo Bertozzi, colonia Cavallari, è nato a Como l'8 gennaio del 67 e riside proprio qui a Castelbosco Sopra. Il suo record, 21 vittorie, 17 sconfitte e un verdetto di parità, al peso 61,2 kg. Il record della categoria è 61,237. Sandro Casamonica, colonia Cherchi, nato a Roma il 3 dicembre del 69, ci sono 3 anni circa di differenza. Il suo record, 17 vittorie, 13 prima del limite, una sconfitta, al peso 61 kg netti. Arbitro dell'incontro Enzo Giancamilli di Ancona, i giudici Antonio Papini di La Spezia, Stefano Carozza di San Marco Evangelista in provincia di Caserta. Supervisore federale dottor Mario Sturla, il coordinatore dei professionisti Franco Falcinelli, il medico Giovanni Carocci, coadiuvato dal dottor Armando Guidetti, commissario di riunione, l'ex arbitro Poletti di Imola. Il supervisore arbitrale è Renato Caddeo e pensiamo di averli detti proprio tutti, sia tra i presenti a Bodoling come ospiti, abbiamo visto anche Angelo Zoggia, e siamo finalmente all'incontro prima delle 10 riprese previste per il titolo italiano dei pesi leggeri. Il detentore è Massimo Bertozzi, lo vediamo in pantaloncini completamente neri. Di sicuro la potenza di Sandro Casamonica potrebbe fare la differenza in questo incontro. Occorre vedere la predisposizione di Massimo Bertozzi, pugile tecnico, non certamente potente, tecnico ma anche lunatico, detto in senso affettuoso e sportivo, ci mancherebbe. Pugile che alterna delle grandissime prestazioni, delle battute a vuoto sconcertanti, in questi ultimi tempi un po' meno, non del vero. Sandro Casamonica, il record dice tutto, 17 vittorie, di cui 13 prima del limite, da testimoniare questo dato, sicuramente un colpo che si fa sentire da parte dei propri avversari. Un altro dato che emerge dal curriculum, dal palmarès di Casamonica, è che su 18 incontri ha incrociato i guantoni con pugili italiani soltanto una volta, nel 96, quando vinse contro Antonio Strabello. E Bertozzi è su 19 incontri, questo appunto è il 19esimo, il secondo pugile italiano che Casamonica incontra. Molto attento Bertozzi, come sempre, con una guardia abbastanza disinvolta. È chiaro, deve mantenere questo ritmo altissimo Bertozzi costantemente, si avvicina a piccoli passi Sandro Casamonica. Fino adesso Bertozzi è sempre riuscito ad anticiparlo. Ecco qua, eccolo, il destro di Casamonica, ecco lì, accidenti. Eh sì, destro pesantissimo. Non c'è fa Bertozzi, finito. Incontro finito, prima ripresa. Destro terribile di Casamonica. Era in agguato il destro e Bertozzi, vediamo, sì, si riprende. Bertozzi, ma il destro è stato pesantissimo. È in piedi comunque Bertozzi, un KO terribile, abbiamo detto in apertura che la potenza di Casamonica
avrebbe potuto fare la differenza in questo incontro, così è stato, ecco lì Bertozzi, lo vediamo certamente trastornato, ma parlare, colloquiare con il dottor Carocci. Epilogo drammatico ma prevedibile, eccolo qui il destro che il regista Tomassetti si fa vedere, come dicevamo epilogo terribile, ripetiamoci, ma prevedibile considerando le caratteristiche dei due pugili. Abbiamo parlato della guardia di rivolta di Bertozzi, ecco il sinistro e il destro, è colto, completamente scoperto Bertozzi, proprio per questo suo boxare con le braccia troppo basse, peraltro una caratteristica abbastanza frequente questa in Massimo Bertozzi, tuttavia mai aveva incontrato probabilmente un pugile dalle caratteristiche di vero e proprio fighter come Sandro Casamonica. Comunque si è completamente ripreso Massimo Bertozzi, assistito sempre dal dottor Giovanni Carocci, medico dell'incontro. Ecco qui l'altra faccia della medaglia, Sandro Casamonica, sì, sereno, soddisfatto, giustamente tuttavia non trionfante, è giusto che sia così. Occorre dire che Sandro Casamonica, dopo aver constatato la vittoria, ha fatto una capriola ma è andato subito poi a sincerarsi delle condizioni del suo avversario, che ora viene tenuto sul ring ovviamente per precauzione, ma come ripeto lo vediamo parlare abbastanza serenamente con i suoi secondi e con il dottor Carocci, medico dell'incontro. C'è anche Salvatore Cherchi, il manager di Sandro Casamonica.